Sei un collezionista di narcisisti o comunque di partner abusanti. Questo video che oggi vi presento è ispirato ad una conversazione che ieri ho fatto con una mia amica, a cui darò un nome di fantasia e chiamerò Carla per difendere il suo anonimato e la sua storia particolare. Carla mi scrive e mi dice di essere stata sposata una prima volta con un uomo che dopo un anno e mezzo si è rivelato un mostro per gli abusi di tipo psicologico e fisico che le ha rivolto. Insomma, questa relazione è finita. Poi è stata, dice, per 2 anni da sola per cercare se stessa e lecarsi le ferite e poi ha incontrato un uomo che in realtà la corteggiava da quando era sposata, primo partner, e con questo dice di aver avuto una storia bellissima, durata addirittura 13 anni, quindi di convivenza e di matrimonio, di viaggi, di condivisione di tutto, senza figli, e poi, dopo 13 anni, improvvisamente questa persona dice no, io vado via. Io non sono più innamorato di te e l'accusa di non aver capito negli ultimi 3 anni della loro relazione che c'era qualcosa che non andava, che non si capivano e che quindi la colpa era ovviamente di Carla e non del suo partner, che comunque non vuole andare via di casa, almeno non subito, e si ritrova sbattuto chiaramente fuori di casa per questa missione. Mancanza di amore. Psicoterapia obbligata, in qualche modo incoraggiata dalla stessa Carla, e insomma, in questo momento Carla si sente abbastanza in lutto perché ogni fine relazione già comporta, un lutto vero e proprio, cioè una mancanza, un sbigottimento. E il lutto è aggravato da aver avuto la sensazione di essere incappata in un secondo narcisista. E mi chiede come mai. In 13 anni non mi sono accorta di avere una persona completamente diversa da quanto dimostrasse di essere. E parlando con Carla non è stato facile perché effettivamente, supposto che si tratti anche nel secondo caso di un narcisista o comunque di una personalità abusante, mi sembrava un po' strano che si fosse palesato in tutti i suoi disturbi, insomma, in tutto il suo abuso, dopo così tanto tempo. E quindi di aver indossato una maschera per così tanto tempo. E ho iniziato a scandagliare la vita di Carla, insomma, gli ho chiesto di parlarmi di sé e ho scoperto che il rapporto che Carla ha con sua madre è un rapporto molto molto difficile, un rapporto che non si svela subito e forse di cui Carla non è nemmeno consapevole. Carla si mostra come una donna assertiva, una donna forte, una donna che per come ha trattato il primo e soprattutto il secondo partner narcisista, mi sembra che non abbia sbagliato una mossa con lui. Non si è zerbinata, non l'ha cercato, non si è fatta neanche ripescare in qualche modo, cedendo. Ha capito, insomma, di avere a che fare con una persona abusante. E quindi cercavo di capire dove fosse il problema. Ho capito che nella vita di Carla la presenza della mamma è stata sempre dominante, è stata sempre fagocitante, in qualche modo si è confrontata con una madre anaffettiva e che metteva tutti i figli in disparte, in qualche modo, che non è riuscita probabilmente a creare un legame di attaccamento con i figli forte. È comunque ancora presente nella vita di Carla, che comunque ha già 50 anni. E ho capito che Carla è molto sensibile alle critiche di sua madre e addirittura che Carla è stata sempre ostacolata nei suoi rapporti con gli uomini. Il suo rapporto con gli uomini è sempre passato dall'approvazione di sua madre, che ha sempre visto obtorto collo, quindi strani questi suoi rapporti, comunque non piacevano evidentemente a lei. Quindi,
Passi anche che il primo marito di Carla sia stato effettivamente un abusante, una persona che gli ha portato violenza e quindi una persona tossica nella sua vita. Perché Carla non si è accorta di avere un altro abusante, di avere fatto entrare nella sua vita un altro abusante? Beh, io credo perché a questo punto, avendo intuito, il suo rapporto con sua madre, infatti poi mi ha rivelato a tre quarti della conversazione che sua madre non si è presentata al secondo matrimonio. Questa è una cosa forte. E io credo che Carla abbia voluto dimostrare a sua madre e a se stessa che adesso invece il nuovo uomo sarebbe stato fantastico. Quindi se anche qualora la madre non avesse approvato il suo secondo partner, lei avrebbe dimostrato che questo invece rapporto non poteva non funzionare. Ecco, non poteva non funzionare. Nella testa di Carla è scattato questo. È come a dire, non voglio vedere, se anche succede qualcosa, non lo vedo, perché andrà tutto bene, perché adesso mi deve arrivare il premio dopo tanto dolore per il primo matrimonio. E quindi probabilmente, e quindi anche dimostrare a sua madre che la scelta che aveva fatto in realtà era una scelta felice, che la faceva stare bene. E come d'incanto però questi 13 anni hanno portato ad una rottura molto brutta, un lutto per la perdita di questo secondo partner e quindi è evidente che Carla non ha voluto vedere dei segnali che sicuramente, sicuramente si sono manifestati nella sua relazione con il secondo partner. Cioè non si può mantenere una maschera per 13 anni, essere 13 anni splendidi e poi sparire, ma non sparire da un rapporto perché non ami più, perché ti sei innamorato di qualcun altro. Scopri, il secondo partner ha avuto delle relazioni analoghe anche con le donne del passato. E ha fatto gaslighting, insomma, è stato relativamente breve il momento di gaslighting e di scarto, diciamo, di questo abusante. E poi ovviamente l'ha ripescata dopo poco, ma Carla è stata molto brava. Quindi che cosa è successo? Ubi maior minor cessat, cioè sicuramente Carla avrà avuto un primo marito così mostruoso, così abusante, così pericoloso anche per la sua salute psicofisica, che nelle sue interazioni col secondo uomo ha visto comunque qualcosa di meglio. Probabilmente avrà avuto prima un overt e poi un covert. Questo non lo possiamo stabilire, né possiamo fare una diagnosi, però sicuramente. Ubi maior minor cessat, cioè il secondo sicuramente è stato molto leggermente meglio del primo e quindi certe cose per lei sono passate sicuramente in secondo piano, non le ha volute vedere perché questa volta il suo rapporto doveva funzionare, questa volta le doveva arrivare come dire, nelle speranze, nelle aspettative di Carla, si è aperta questa convinzione che sarebbe andato tutto bene stavolta, che nulla sarebbe andato male. Però poi, purtroppo, quando non vogliamo vedere le cose, succedono inevitabilmente. E probabilmente Carla adesso deve lavorare su se stessa, sul suo rapporto con la madre che è stata sempre castrante, in qualche modo vincolante, anche se Carla sembra una persona molto sicura di sé, una persona indipendente, una persona con uno scudo però così forte che è ovvio. Da qualche parte ci sono dei buchi, delle falle nel suo scudo, dove c'è tutta la sua emotività e tutta la sua vulnerabilità che la spinge purtroppo a cercare uomini che la fagociteranno, così come forse ha fatto sua madre. Ecco, detto questo, ci sono delle cose che possono capitare, insomma, nella recidività. Degli incontri con narcisisti, perché ricordatevi che comunque incontrare un narcisista è una cosa che è molto rara. Non è che la popolazione, cioè, voglio dire, il numero di narcisisti si distribuisce con una percentuale più o meno del 2-3%, 4% su una popolazione. Quindi, considerando questo, cerchiamo di non attirare, di risolvere quelle che sono le falle della nostra consapevolezza. Per risolvere anche le relazioni ed auguriamo a Carla sicuramente un nuovo amore e una nuova rinascita perché manca poco, Carla.
Grazie dell'attenzione, iscrivetevi al canale, scrivetemi ad angelacalefato@gmail.com. Adesso che siamo in quarantena, le consulenze sono gratuite, quindi scrivendomi le vostre storie, i vostri dubbi, le vostre problematiche per email e indicando il vostro numero di telefono sarete contattati per una consulenza gratuita. Ciao a tutti!